Buonasera a tutti, buon pomeriggio, ciao ragazzi. Allora, buonasera, ringraziamo come sempre l'interprete della lingua dei segni che ci aiuta nella conversazione. Va bene, vi parlo in piedi perché loro sono troppo alti, quindi abbiamo deciso così. Vi racconto, io, come si sente da questo accento vagamente partenopeo che mi porto dietro, sono venuta in aereo e leggevo il libro che presentiamo stasera, Poesie da spiaggia. Benissimo, leggevo questo libro e è successa una cosa imbarazzante, perché piangevo, perché sono poesie e le poesie fanno piangere, e quindi io bagnavo la mascherina e il mio vicino di posto si ritraeva sempre di più, poi a un certo punto ho cominciato a tirar su col naso come succede quando si piange, quello avrà pensato pure alla pandemia recente, e si restringeva sempre di più. Poi a un certo punto non ce l'ha fatta, io mi sono detersa gli occhi e mi ha detto: ma queste sono le poesie di Jovanotti e fanno tanto piangere. E allora io gli ho spiegato che le poesie fanno sempre piangere. Perché? Perché le poesie sono un gesto perfetto. Le poesie stanno alla letteratura come la danza sta al teatro. Cioè, indovinano in un verso qualche cosa contro la quale non ti puoi difendere. Se ti toccano, ti hanno toccato e attingono da una cosa profondissima. E perciò si piange. Si piange perché ci si rivela, quindi la poesia ci rivela. E poi ho dovuto spiegare perché le poesie erano di Jovanotti, perché se gli ho detto, guarda, non le ha scritte lui, nessuna. Però secondo me queste poesie in qualche modo gli appartengono. Ho detto bene, perché sono le tue poesie? Intanto grazie, mi è piaciuta questa introduzione, è stata brava, eh? Brava. Bravissima. Ma appartengono perché tutto mi appartiene, nel senso che quando una cosa ti entra dentro è perché è già dentro di te, no? Per cui combacia, coincide, hai detto ti rivela, ti spoglia, e in questo senso mi appartengono come mi appartiene un panorama, come mi appartiene un bacio, no? E poi per passione, perché... perché leggendole hai la sensazione, forse dicono non è una banalità, è la verità, è la sensazione che la poesia ti legga più che venir letta. La sensazione che hai è che tu sei letto dalla poesia, no? Per quello tu hai detto giustamente ti rivela. E poi non vorrei menarla tanto, non vorrei neanche comunicare un atteggiamento reverenziale o in qualche modo... La poesia è concreta, è una cosa che c'è nelle cose, e alcuni uomini o donne di grande sensibilità e talento la estraggono, questa cosa che è dentro le cose, la estraggono e la mostrano in maniera perfetta. Però è una perfezione che non è statica, è una perfezione che però si muove sempre, no? È inesauribile, perché quando tu pensi a un'idea di perfezione pensi, non so, alla forma aurea, no? Quindi a un equilibrio che si presenta sempre uguale anche quando cambia dimensione. Invece non c'è una forma aurea della poesia, è come se la forma aurea si rompesse continuamente e si ricreasse in un'altra forma, almeno a me dà questa sensazione, no? E quindi... Siccome negli anni sono sempre stato un lettore della rivista di Crocetti, di poesia, che è sempre stata bellissima, da sempre, insomma, io l'ho intercettata per curiosità, perché la poesia per me a scuola è stata un episodio come per tanti, così non dico una noia, perché anzi non era una noia, a volte mi piaceva molto, però discontinua, in certi momenti mi emozionava, in certi altri passaggi mi annoiava, in certi altri sfuggivo, in certi ero approssimativo, però insomma poi quando ho cominciato a scrivere canzoni soprattutto, cercavo di nutrirmi di tutto quello che trovavo, e la poesia per curiosità, anche un po' per approfittarne, no? Magari riuscivo a rubare qualche rima, no? A tirar fuori qualcosa che potesse anche tornarmi utile. Quindi questa rivista Poesia, dove il poeta era in copertina, mi attraeva. Ho cominciato a leggerla sempre,
negli anni sono diventato un ammiratore di Crocetti, dell'editore, compravo i suoi libri, anche i romanzi tradotti da lui, Kazantzakis, Zorba il Greco, che mi aveva proprio fatto impazzire. E poi si sono messe insieme in fila delle cose, per cui a un certo punto è nato questo incontro. Io l'ho cercato, lui mi ha ascoltato, mi ha ricevuto, io come un allievo proprio, come un ragazzo, anche se non sono più un ragazzo, però il mio spirito, quando mi sono rivolto a lui, era proprio quello di un ragazzino, di un allievo, che si rivolgeva a un grande maestro, a uno che io, un esperto, un pazzo della poesia, e anche un imprenditore della poesia, nel senso ne ha fatto una casa editrice, per cui l'ha tradotto. Ma infatti noi il timore reverenziale non ce l'abbiamo nei confronti della poesia, ce l'abbiamo nei confronti di questo meraviglioso signore che porta il mare negli occhi, perché è greco, Nicola Crocetti, che è uscito da 7 anni di traduzione dell'Odissea di Kazantzakis, e dopo questi 7 anni, no? Un po' come il film di Nanni Moretti, quello che traduce tutto il tempo l'Ulisse di Joyce e poi si trova a guardare Beautiful, a un certo punto si trova questa roba qui davanti. Prima ci dicevamo, 5 minuti prima di entrare in sala, ci dicevamo bisogna andare verso le cose che fanno paura, verso le cose che bruciano, parlavamo di passioni, di donne, di fidanzati, di fidanzate, e ci siamo detti sì che bisogna andare. Questa roba qui, che lui avviene, ti viene a chiamare, poi si fanno poesie, ti ha dato fastidio chiamarle poesie da spiaggia o è la collocazione giusta per la poesia? Giusta, perché la poesia è circondata da un bastione di indifferenza, da mura altissime, insuperabili, di indifferenza e anche di ignoranza. E per riuscire a penetrare queste mura e a conquistare la cittadella della poesia ci vuole un cavallo di Ulisse, non dico di Troia, perché va bene che Ulisse era Troia, per cui. E non c'è cavallo di Troia migliore di Jovanotti. Lui. Tra l'altro io nell'oroscopo cinese sono un cavallo di fuoco. Nell'oroscopo cinese sono un cavallo di fuoco. E questo libro è la dimostrazione che se c'hai un cavallo di Ulisse come lui, riesci a penetrare nelle mura. Devi tenerlo così, sono esperto di microfoni, guarda. Ok. Perché sennò si blocca la trasmissione. Riesci a penetrare, vedi che funziona meglio, nella cittadella e a conquistarla. E tu sei il responsabile di questo. Io sono contento di questo soprattutto, perché vedo che questa cosa, che era per me semplicemente un'idea che funzionava, che mi piaceva, di condivisione di qualcosa che mi appassiona, funziona, in realtà sta funzionando bene, arriva la poesia in mani imprevedibili, no? Non previste, e quindi a me questa cosa fa piacere, perché quelle sono anche le mie mani, la mia è una vicenda di uno che è inciampato sempre nelle cose, un po' per caso, ma cercando anche di inciampare, no? Cioè accettando l'idea che l'inciampo abbia un valore. E quindi se posso disperdere in giro e distribuire in giro qualche pietra d'inciampo mi fa piacere, perché per me è stato importante. Hai detto una cosa bella, hai detto pietra d'inciampo non può essere casuale, perché le poesie ci aiutano anche a sistemare la memoria, cioè a farne un patrimonio da passare, no? E allora chiedo a Nicola, perché, come avete scelto le poesie da mettere? Perché c'è il patrimonio esterminato, molto sarà stata questione di diritti, immagino, no? Anche, però non qual, solo, era, ma qual anche. È la ratio che c'è dietro? Ma quello che ci piaceva personalmente, la cosa curiosa, straordinaria per alcuni versi è stato che non ci siamo consultati prima, abbiamo deciso che avremmo scelto 50 poesie ciascuno e lo stesso giorno, contemporaneamente, io gli ho mandato la mia scelta e lui mi ha mandato la sua. E curiosamente almeno la metà delle poesie scelte da lui coincideva con le poesie che avevo scelto io, se non proprio le poesie e gli autori, e quindi c'era, questa è stata anche una conferma di una sorta di sintonia che esisteva fra di noi. E poi dopo ci siamo confrontati, alcune le abbiamo cambiate, sostituite, insomma le abbiamo mixate, no? Come si dice nel tuo gergo. Bravo. Ed è venuto fuori questa bella playlist.
davvero è bella. E, mi sembra che ci siano delle, lo dicevamo prima di, rispetto al testamento, perché noi ne leggeremo tre stasera, una a testa, lo chiude lui ovviamente, e lo dicevamo a proposito di quella che ha scelto lui, che si chiama testamento, cioè che il fatto che questa antologia, perché poi hai capito di che stiamo parlando, cioè noi stiamo parlando di un'antologia di poesia, no, perché voglio dire, con la scuola attuale che abbiamo, dove, capito, non ti ha... Non si possono antologizzare le cose se non in un certo modo. Cioè, è molto bello per me arrivare al salone e parlare di un'antologia di poesie, cioè di una scelta, di un fiore, no? Ebbene, raccontano moltissimo di quello che ci circonda. Questo sarebbe sempre vero, se non fosse che in particolare queste poesie hanno un filo conduttore che ho letto io, perché poi ognuno è libero di interpretare come vuole, e che è quello di come l'uomo si pone di fronte alle difficoltà. Le difficoltà possono essere di due tipi, almeno da queste poesie vengono fuori due tipi. Una difficoltà di tipo esterno, quindi il tempo, la società, gli accadimenti, la guerra, è una difficoltà di tipo interno, cioè io non sono adeguato a, succede molto con le poete, io leggerò una poeta, non ce ne sono tante, la leggerò, però succede molto in quelle poesie che sono proprio, rivelano come in realtà l'incontro artistico, l'incontro col mondo, si fa sempre a metà strada tra il mondo e quello che siamo noi, no? Non c'ho altro da aggiungere. Non hai altro da dire. E allora facciamo leggere Nicola. Comincia tu. Comincio io? Comincia tu, sì. Rompi il ghiaccio. Hai il mio libro? Prendo il perché me lo ce l'ha la Francesca. Grazie. Io leggo da Antonia Pozzi una poesia che si chiama Il Porto. Io vengo da mari lontani, io sono una nave sferzata dai flutti, dai venti, corrosa dal sole, macerata dagli uragani. Io vengo da mari lontani e carica di numeri, cose disfatte, di frutti strani, corrotti, di sete vermiglie, spaccate, stremate, le braccia lucenti dei mozzi e sradicate le antenne, spente le vele, ammollite le corde, fracidi gli assi dei ponti. Io sono una nave che porta in sé l'orma di tutti i tramonti, solcati, sofferti, io sono una nave che cerca per tutte le rive un approdo. Risogna la nave ferita il primissimo porto, che vale se sopra la scia del suo viaggio ricade l'ondata sfinita? Oh, il cuore ben sa la sua scia ritrovare dentro tutte le onde. Ho il cuore ben sa ritornare al suo lido. O tu, lido eterno, tu, nido, ultimo della mia anima migrante, o tu, terra, tu, patria, tu, radice profonda del mio cammino sulle acque, o tu, quiete della mia errabonda pena, o accoglimi tu. Tra i tuoi moli, tu porto, e in te sia il cadere d'ogni carico morto, nel tuo grembo il calare lento dell'ancora, nel tuo cuore il sognare di una sera velata, quando per troppa vecchiezza, per troppa stanchezza, naufragherà nelle tue mute acque la greve nave sfasciata. Mazza. Bella, eh? Molto bella. Mi dispiace. Poi era una giovanissima. Sei riuscita a segnare. Ok, grazie. È bellissima, l'ha detto a voce però, eh. No. Ah, così, ah, bellissima, così, proprio come si dice da ragazzini. Fantastico, non lo sapevo. E lei è bravissima. Ah, così, beh, fantastico. Fantastico. Ti presento però. Faccio, perché un po' il Salone del Libro è un po' il Sanremo della letteratura, no? Cioè, venendo qua hai questa sensazione vibrante che si prova quando arrivi. Nicola leggerà la poesia che apre il libro, che è un capolavoro molto celebre, poesia molto celebre, ma sempre potentissima, che è Itaca di Cavafis. Itaca di Costantino Cavafis. Costantino Cavafis è un poeta greco che non ha mai vissuto in Grecia,
ha fatto il primo viaggio in Grecia a 33 anni da turista, non ha mai pubblicato un libro in vita sua, è sempre vissuto appartato nella comunità greca di Alessandria d'Egitto. Era omosessuale quando l'omosessualità era considerata una colpa grave e non ha mai pubblicato. Quando finiva una poesia la dava a un amico tipografo che la stampava su dei fogli volanti. È stato pubblicato soltanto dopo la sua morte in volume ed è uno dei poeti più famosi e in assoluto il poeta del Novecento più tradotto all'estero. L'Università di Salonicco ha fatto una ricerca e ha scoperto che è il poeta più tradotto nel mondo, perfino in lingua maori, pensa tu. E questa poesia è una delle più celebri del celeberrimo Cavafis. Si intitola Itaca, come sapete era l'isola di Ulisse, e immagina il viaggio di ritorno di Ulisse nell'isola natale, in realtà è il percorso della vita, è una metafora sul percorso della vita. Per riscattare la mia lettura, quale che sarà, vi consiglio, soprattutto ai giovani, di cercare su internet Itaca letta da Sean Connery, un capolavoro assoluto. Comunque io la leggo come posso in italiano. Bravo Nicola. Voglio mica misurarmi con Sean Connery, scherziamo. Se ti metti in viaggio per Itaca, augurati che sia lunga la via, piena di conoscenze ed avventure. Non temere le strigoni e ciclopi o Poseidone incollerito. Nulla di questo troverai per via, se tieni alto il pensiero, se un'emozione eletta ti tocca l'anima e il corpo. Non incontrerai le strigoni e ciclopi e neppure il feroce Poseidone se non li porti dentro, in cuore. Se non è il cuore alzarteli davanti. Augurati che sia lunga la via, che siano molte le mattine estive in cui felice e con soddisfazione entri in porti mai visti prima. Fa scalo negli empori dei fenici e acquista belle mercanzie, coralli e madreperle, ebani e ambre e ogni sorta di aromi voluttuosi, quanti più aromi voluttuosi puoi. E vai in molte città d'Egitto a imparare dai sapienti. Tienila sempre in mente, Itaca. La tua meta è approdare là, ma non far fretta al tuo viaggio. Meglio che duri molti anni, e che ormai vecchio attracchi all'isola, ricco di ciò che guadagnasti in via, senza aspettarti da Itaca ricchezze. Itaca ti ha donato il bel viaggio. Non saresti partito senza lei, nulla di più ad addarti. E se la trovi povera, Itaca non ti ha illuso. Sei diventato così esperto e saggio che avrai capito che vuol dire Itaca. L'altra cosa molto bella di questa antologia è che sono indicati tutti i nomi dei traduttori. Nello specifico era lui, per esempio, di Itaca, la certo. Tradotta. Che cosa Crosetti. Civile indicare i nomi dei traduttori? Per me dovrebbe essere il minimo sindacato. Sì, ma dovrebbe essere indicati pure nelle recensioni dei libri sui giornali. Cioè, la traduzione è importantissima.
tradurre poesia è una cosa difficilissima, no? Cioè, tu l'hai fatto. Si impara. Si può fare. Si impara. E non è necessario. Si impara, ma si impara, diciamo, è un apprendimento razionale oppure il poeta tradurrà sempre meglio l'altro poeta? Ci sono poeti che sono traduttori pessimi e traduttori che non sono poeti e sono bravissimi. Quando tu dici si impara, mi viene da pensare che tu hai riletto delle tue prime traduzioni e le hai trovate scadenti? Cioè no, scadenti, migliorabili? Migliorabili, sempre, okay. Sono sempre migliorabili. Infatti adesso sto rivedendo la traduzione di un libro che ho tradotto 50 anni fa. E mi incuriosisce, cosa, perché io magari ho letto quelle migliorabili. No, no, nel senso che cosa rende migliorabile una traduzione? Mi incuriosisce perché per me la traduzione è sempre un po' un mistero. No? A un certo punto ho scoperto, leggevo delle poesie tradotte in italiano e poi sono andato a leggerle in inglese o in spagnolo, ho scoperto che in lingua originale erano in rima. E invece in italiano la rima non c'era più. E quindi mi sono sentito confortato dal fatto che la rima mi mancava. Però il poeta in realtà l'aveva scritta in rima, per cui ho detto, ah beh, insomma, quindi non sono sbagliato io, è sbagliata la traduzione. No, tradurre in rima è un'impresa difficile. Quasi impossibile, perché ti può andare bene 4 volte su 10 che trovi, certo, la parola giusta, se no ti tocca inventare e arrampicarti sugli specchi per tentare di, ma il più delle volte stravolgi. Io sono della scuola di quelli che dicono non è necessario tradurre in rima, l'importante è tradurre fedelmente. La traduzione, così come la poesia, è la ricerca della parola esatta. Più della poesia, l'esercizio della traduzione ti costringe a cercare la parola più giusta, la parola esatta. Perciò una traduzione fatta 10, 20 o 30 anni fa è inevitabilmente migliorabile, perché sei cresciuto tu, è cresciuta la tua esperienza e conosci molte più parole esatte rispetto a 10, 20, 30 anni prima. Perché lui continua ad apprendere, capito? Quello è bello di Crocetti. Certo. No, senti, ma mi hai detto rima prima e voglio sapere il contatto che c'è, se c'è, oppure se è troppo banale, me lo dici, tra il fatto di essere un lettore di poesia e poi riscrivere canzoni. Ma il contatto c'è sicuramente, perché comunque il lavoro con le parole sono un ingrediente importante delle canzoni. Quindi non c'entra la metrica? No, la metrica è fondamentale. Io addirittura spesso parto proprio dalla metrica quando scrivo una canzone, parto proprio da un flusso metrico, e dentro la metrica ci sistemo le sillabe, come i librettisti, no, facevano. È proprio una tecnica, a volte poi mi esercito anche con le forme chiuse, tipo il sonetto oppure l'ottava rima, no? Sono utili proprio per entrare. E in più la rima mi piace, la rima è una grande alleata perché ti costringe, per cui se tu usi una parola, usi la parola casa, con la parola casa non hai tante altre parole che fanno rima, quindi ti guida, e per uno che scrive canzoni è utile. E poi per me la rima è proprio imprescindibile, perché mi rassicura, mi fa. Poi, ci sono degli artisti, degli autori di canzoni che scrivono, che hanno scritto capolavori non in rima. Mi viene spesso da pensare, come esempio più alto, Il cielo in una stanza di Gino Paoli, non ha neanche una rima. Ed è una canzone che tutti conoscono, no? Però non c'è neanche una rima baciata. Nel mio caso sono quasi sempre in rima le canzoni, però ognuno poi ha il suo metodo. E poi la rima ha questo potere di conferire autorevolezza alle cose, no? Cioè, se io ti dico una frase in rima, tu mi credi anche se è una bugia. Cioè, se io dico rosso di sera, bel tempo si spera, pensi davvero che domani sia una bella giornata, poi magari piove, però è la rima, no? A darti quella certezza. E quindi la rima in questo senso ha questo potere. Ai bambini gli insegni le cose in rima, perché la rima ti affascina, no? E quindi ti fa credere che quello che stai dicendo è vero. E quindi a me piace, devo dire, la rima, mi piacciono anche le poesie in rima, mi piacciono i poeti, mi piace l'ottava rima, Ariosto mi fa impazzire, proprio mi fa impazzire, mi eccita proprio. Esaltante. È proprio esaltante, perché a volte dico, ma come ha fatto? Ma senti che rima, senti che... No, do la pescata a sta rima qua, io non ci avrei mai pensato.
oppure sì, grandi autori di sonetti, insomma, la rima devo dire che mi piace, mi fa sentire, e poi è ritmica, no? Per cui il ritmo per me è una componente fondamentale della mia vita, proprio mi ha un po' salvato la vita, perché ero un bambino ipercinetico, no? E quindi il ritmo mi ha messo un po' di ordine, no? mi ha dato una strada, mi aiuta, no? mi ha proprio aiutato. Però poi ci sono poesie, adesso proprio dopo provo a leggere una che non è in rima, però insomma non è che la rima rende più bella una poesia, non è quello. A me piacciono, però insomma, poi Whitman scrive senza rime spessissimo, sono pazzesche, grandi poeti scrivono non in rima. Non so, dopo vi leggo questa. Aspetta, se volete. Posso dire una cosa? Certo. La rima aiuta molto la memoria. Assolutamente, sì. E questa, certo, è una cosa. Poi una cosa che ci chiedono spesso, almeno quando siamo insieme, quanta poesia c'è nelle canzoni di Jovanotti? Ora, tanta. È una fan. Sì, sì. Cioè stava proprio dicendo, stava per smontarti e tu l'hai. Allora, canzoni e poesie sono due cose completamente diverse. Ci sono canzoni bellissime, così come ci sono poesie bellissime, che non hanno niente a che fare l'una con l'altra. Ma io dico, se uno come Jovanotti ama la poesia da quando era ragazzo e ne ha letta più di tanti poeti di nome, di fama e di fame. Sei cattivo, sei crudele. No. Sì. È la terza volta che dici una cattiveria, poi non fai nomi, però uno sottintende. No, ma fa anche i nomi, non esagerare. Cioè io mi fermerei qui. Se uno ha letto tanta poesia come... Poi in quello che fa, è come se tu mangi troppe spezie, ti vengono fuori dai pori. Non voglio fare la metafora dell'aglio. Che orrore! Cioè, puzzi proprio. Puzzi. Però se mangi tante spezie, si vede, si sente che hai mangiato tante spezie. No, io però, per esempio... E lui si sente che ha letto tanta poesia, questo volevo arrivare. Però io cerco proprio, invece io cerco proprio di... Quando mi accorgo, mentre sto scrivendo, che faccio un po' il poeta, mi fermo e butto via, perché quello è proprio un errore. Una canzone è un altro media, una canzone è fatta di parole e musica. La poesia è una forma proprio nuda, cioè la parola è proprio essenziale, non deve aver bisogno di nient'altro, non deve aver bisogno neanche della pagina, cioè le grandi poesie te le impari a memoria, te le porti dietro senza neanche aver bisogno di leggerle, no? Ce l'hai. Invece la musica hai bisogno di sentirla per provare il piacere, non c'è il piacere di una musica mentre la ricordi, c'è un piacere della musica mentre l'ascolti. E nella poesia invece no, nella poesia c'è anche un piacere che ti sale da dentro proprio, perché è una forma proprio nuda, è una forma pura, è una parola. Quindi non, io proprio. Per me non esiste proprio la questione, cioè la canzone utilizza le parole e utilizza anche le forme poetiche, ci sono dei versi poetici nelle canzoni, indubbiamente. In questo libro c'è una canzone, che è quella Conosco delle navi, che è una canzone che ha cantato Jacques Brel, che è scritta da una cantautrice, da una cantante, però leggendola sta in piedi benissimo anche da sola. Oppure il cantico di Frate Sole è sicuramente una canzone, era di San Francesco, io me l'immagino sti ragazzi di 20 anni che andavano in giro per Gubbio, per le province all'epoca, per le città umbre, e cantavano Tordone, che poi ritorna il ritornello, no? Perché erano le prime canzoni pop. Erano canzoni pop, molto memorizzabili. Per cui esiste fanno parte della stessa famiglia, ma poi si occupano di cose diverse, insomma. Non... Avete sentito che ritorna sempre, è tornata spesso la parola memoria, perché poi Crocetti suggerisce, tanti insegnanti suggeriscono, e io sono d'accordo, di imparare tantissimo le poesie a memoria, perché si legano con un'altra parola che ha detto prima Lorenzo, e cioè è rassicurante. Cioè poter attingere da un patrimonio di memoria, ogni tanto dirsi un verso che ci collega a qualche cosa, è molto rassicurante, no? Quindi l'importante, quanto è importante la memoria nell'imparare la poesia, e quanto questa cosa ci tiene comunque in un mondo protetto in qualche modo, che noi potremo attingere sempre. Poi te la porti dietro per tutta la vita. Facci sentire la tua. Sì, io adesso vi leggo
recentemente abbiamo fatto un incontro con dei ragazzi a Napoli e l'ha letta Nicola questa crocetta, questa poesia e non, in realtà si fermava perché l'emozione era molto forte quindi mi ha detto leggila tu io quindi ci proverò e io l'altra volta avevo letto Itaca. Insomma, questa poesia è di un tanto per cambiare, di un greco che si chiama Athanasoulis, l'ho detto Criton, bene? Criton Athanasoulis, che io non conoscevo, quindi questa non lo conosce è una, nessuno non è una delle, però non io è una delle poesie che ha scelto Nicola e quando poi l'ho letta mi sono commosso ed è, si chiama Brano del mio testamento, dal mio testamento. In realtà Athanasoulis non aveva figli, quindi è un testamento rivolto morale. A tutti i figli. A tutti i figli. E mi metto gli occhiali perché tu non ti sei messo gli occhiali. La sapevi a memoria Itaca, di' la verità. La sapevi, la sai a memoria Itaca, più o meno sì. Ma è un po' anch'io. Comunque, si chiama Brano dal mio testamento. Non voglio che tu sia lo zimbello del mondo. Ti lascio il sole che lasciò mio padre a me. Le stelle brilleranno uguali e uguali ti indurranno le notti a dolce sonno. Il mare t'empirà di sogni. Ti lascio il mio sorriso amareggiato. Fanne scialo, ma non tradirmi. Il mondo è povero oggi. Si è tanto insanguinato questo mondo ed è rimasto povero. Diventa ricco tu, guadagnando l'amore del mondo. Ti lascio la mia lotta incompiuta e l'arma con la canna arroventata. Non l'appendere al muro, il mondo ne ha bisogno. Ti lascio il mio cordoglio, tanta pena vinta nelle battaglie del mio tempo. E ricorda, quest'ordine ti lascio. Ricordare vuol dire non morire. Non dire mai che sono stato indegno, che disperazione mi ha portato avanti e sono rimasto indietro, al di qua della trincea. Ho gridato mille e mille volte no, ma soffiava un gran vento e pioggia e grandine hanno sepolto la mia voce. Ti lascio la mia storia vergata con la mano d'una qualche speranza, a te finirla. Ti lascio i simulacri degli eroi con le mani mozzate, ragazzi che non fecero a tempo ad assumere austera forma d'uomo, madri vestite a bruno, fanciulle violentate. Ti lascio la memoria di Belsen e di Auschwitz. Fa presto a farti grande. Nutri bene il tuo gracile cuore con la carne della pace del mondo, ragazzo, ragazzo. Impara che milioni di fratelli innocenti svanirono d'un tratto nelle nevi gelate in una tomba comune e spregiata. Si chiamano nemici, già, i nemici dell'odio. Ti lascio l'indirizzo della tomba perché tu vada a leggere l'epigrafe. Ti lascio accampamenti d'una città con tanti prigionieri. Dicono sempre sì, ma dentro loro mugghia l'imprigionato no dell'uomo libero. Anch'io sono di quelli che dicono di fuori il sì della necessità, ma nutro dentro il no. Così è stato il mio tempo. Gira l'occhio dolce al nostro crepuscolo amaro. Il pane è fatto pietra, l'acqua fango. La verità un uccello che non canta. È questo che ti lascio. Io conquistai il coraggio d'essere fiero. Sforzati di vivere. Salta il fosso da solo e fatti libero. Attendo nuove. È questo che ti lascio. È bellissima questa. Io devo ringraziare Nicola Crocetti per avermi fatto scuola. A me già questa, tutta questa vicenda, questa esperienza, il regalo di questa poesia la vale al 100%. Quindi grazie. Fa malissimo questa poesia. Attendo nuove. Anche malissimo. A me piace quella chiusa lì. È vero. Sì, perché si chiude con la parola nuove. È giusto, è giusto. E poi attendo un testamento, no? Quindi attendo nuove dal futuro. Che è uno dei lasci, secondo me anche uno dei motti e degli invii
vostri di quando, diciamo, avete scelto di fare questa antologia insieme, cioè di attendersi qualche cosa dal futuro, cioè in qualche modo Poesia da spiaggia sembrerebbe una diminuzio in qualche modo, invece no, significa andare dappertutto, la spiaggia è quello che circonda il mare ci arriva sulla spiaggia, quindi la possiamo vedere come una cosa indolente da godersi su una sedia a sdraio, però la possiamo vedere anche proprio come la sabbia, come i sassolini, come le conchiglie, come qualche cosa che la risacca fa muovere e che comunque in qualche modo resta. Va bene, ci avviamo verso la conclusione della nostra conversazione. Così da spiaggia è nato, quel titolo è nato prima di tutto, okay. Perché è un titolo accogliente soprattutto, no? Ti viene in mente i tipi da spiaggia, no? Per cui a me piaceva soprattutto per quello, perché c'ha... E poi mi piaceva questa cosa qua, cioè le copertine crocetti sono eleganti. Sono eleganti e sono iconiche, come per usare una parola abusata, però insomma sono un po' come spesso le case editrici non so, penso alle copertine bianche di Einaudi, no? Oppure insomma e crocetti e queste copertine. Allora io l'idea che ci fosse scritto Nicola Crocetti, Giovanotti, Poesia da spiaggia mi sembrava già di per sé un quadretto. Che puoi anche non leggerlo il libro. Si stacca la copertina. Sì, è lì, no? Sembra quasi una cosa un po' di Duchamp, no? Che questo non è un'opera d'arte, questo non è un libro di poesie. Mi piaceva, è un'idea pop anche, no? E poi l'idea che in spiaggia, insieme durante quest'estate, quando saremo in giro nel delirio dei nostri concerti, delle nostre feste, insieme ai panini, alle pizze, all'acqua minerale, alla birra, uno potesse trovare un libro di poesia. Ecco, questa cosa qua è un'idea che è una visione che mi piaceva, per cui io proprio l'ho cercato e Crocetti ha avuto lo spirito anche proprio di dire ma sì, facciamolo. Questo spirito e oggi siamo in classifica, siamo in top 10. Lo so bene, secondo te io non leggo la classifica di tu questi tempi poi. Cioè, siamo perché sei uscita anche tu col libro nuovo. È uscita anche lei con un libro nuovo. Allora, l'ho comprato il Kindle e tu me l'hai regalato prima di carta, per cui me lo leggerò in viaggio, domani parto in aereo e me lo leggo. Dicevamo che il tuo primo imprinting con la poesia, e però a un certo punto, vabbè, dici il Cantico dei Cantici, perché c'è una conversazione. Cantico delle Creature, quello di San Francesco. Cantico delle Creature, c'è un'introduzione a questa antologia, che è una conversazione tra loro due, che avete capito sono due tipi da spiaggia, e quindi anche la conversazione è veramente molto interessante, perché è anche un buon pezzo, secondo me, perché è leggera senza essere superficiale. Una misura difficilissima da trovare. Bene, in questa conversazione tu dici che non solo il Cantico delle Creature, poi dice a un certo punto però è arrivato proprio il gioco linguistico. Il gioco linguistico è quello dei futuristi, no? Palazzeschi, Marinetti. Che è successo là? Perché è stato... Ma è successo, è successo una cosa bellissima. Io facevo il liceo scientifico e appeso nel corridoio, sai, nella bacheca c'era un manifestino con scritto il professor Bruschi organizza un seminario futurista. Seminario futurista, a me queste due parole, per cui mi sono iscritto senza sapere se non per sentito dire cosa fossero i futuristi, perché io venendo da Cortona, la mia famiglia è di Cortona, a Cortona è nato Severini, che è stato uno dei, nella foto celebre dei futuristi c'è anche lui, un grande pittore insomma, e quindi la parola futurista era entrata in casa mia. Mi sono iscritto e è stata la cosa più bella del mondo, perché ho vissuto un anno intero, il giovedì pomeriggio andavo a casa, mangiavo un panino, tornavo a scuola, riprendevo l'autobus e passavamo 4 ore a organizzare lui voleva mettere su una serata futurista, proprio come le facevano loro, quindi con i rumoristi, con i ballerini, e a me mi ha detto tu fai i palazzeschi, quindi è stato un anno fantastico, perché ho incontrato la parola che suona. Ed era la prima volta che sentivo la parola, il significante molto prima del significato, no? Cioè la parola proprio zang, tum, tum, scratch, boom. Mi ricordo di Palazzeschi, la fontana malata, oppure il poeta, no? Sono proprio delle canzoni, delle poesie fantastiche. E io ero proprio pazzo di questa cosa. E mi ha proprio segnato, mi ha veramente segnato. Poi dopo vidi. C'era Proietti in televisione che lavorava un po' sul linguaggio dei futuristi, loro usavano il corpo in maniera come se fosse una macchina, no? E quindi il corpo quasi sembravano dei robot, dei burattini. Mi piaceva molto questa cosa, me la sentivo mia. Io avevo bisogno di cose che mi facessero sentire il corpo
come mezzo d'espressione, cercavo qualcosa e l'ho trovata lì. E quindi poi sì, i futuristi li ho amati da li amo ancora, sono pazzo del futurismo. Vado a vedere, quando c'è una mostra, che ne so, a Parigi hanno fatto una bella mostra sui futuristi, siamo partiti, siamo andati a vederla. A New York il Guggenheim ha organizzato una grandissima mostra sul futurismo italiano. È stato un movimento eccezionale, fantastico, strepitoso. Però poi a un certo punto non si poteva parlare del futurismo, no? C'è stato un momento in cui il futurismo era veramente, siccome era, il futurismo ha avuto un momento in cui ha avuto a che fare col fascismo, col ventennio, per tutto un periodo della storia, nel dopoguerra, il futurismo non poteva neanche essere nominato. E quindi, però si perdeva con l'acqua sporca, come si dice, il bambino con l'acqua sporca, no? Si perdeva la vitalità, perché poi i futuristi avevano un'idea del futuro sbagliata, ma viva. Questa esaltazione della macchina poi ha prodotto comunque dei danni, ma quell'emozione che loro cercavano, che in quel momento identificavano nel simbolo della macchina, della tecnologia, dell'industrializzazione, della modernizzazione, il moto interiore era bello, era forte. E io, che sono uno comunque che ha bisogno di muoversi, quella cosa lì mi faceva impazzire. Ancora oggi non c'è neanche un futurista vero, c'è un po' in questo libro. Non c'è, forse qualcosa, no, però fra le poesie che abbiamo trascurato e che avremmo dovuto mettere, La fontana malata potevamo metterla. Quindi vuol dire che ne faremo un altro prima o poi. Da discografico parlo io. Il follow up, ci sarà il follow up. Non lo so, me lo sto inventando adesso, guardo Feltrinelli. Potrebbe darsi. Nicola, dimmi una cosa. Ti stanno succedendo cose belle da quando giri con Lorenzo Giovanotti? Cose strane che non ti erano mai successe negli ultimi anni? Sì. Strane. Per esempio, si fanno vive fidanzate che non sentivo da 40 anni. Questo è bello. No? No, perché se tu vedi una persona dopo 40 anni... e l'hai vista nel fiore della giovinezza. Però fa parte della vita. Giusto. È il rock and roll, Nicola. Questo si chiama rock and roll. Rock and roll. È così. Dai, però è anche un incontro generazionale, no? Questo qua. Sì, certo. Poi poter offrire queste cose qui, rare e preziose perché nessuno se le fila, diciamo, grosso modo, no? Ai giovani è una gioia infinita. Ma tu sei scettico su questo fatto, lo dici sempre, ma perché dici che la poesia nessuno se la fila? Sei sicuro? Perché è vero, perché i libri di poesia vendono 1000 copie quando va bene, mentre invece in Italia ci sono 3 milioni di persone che scrivono poesie. Se almeno il 10% comprasse un libro di poesia, le cose sarebbero diverse, invece no. Che poi poesia, scrivono poesie, cioè vanno a capo ogni tanto, non è che fanno. È un duro, è un duro del Far West. Sì, sì, è uno degli ultimi duri e puri. Va bene, e allora? No, allora... lui è duro in realtà, io sono un po' più soft, nel senso che in realtà la poesia poi circola, si muove. Mi piacerebbe, non so, visto che c'è Feltrinelli qui davanti, mi piacerebbe nelle librerie che ci fosse uno spazio curato. La poesia è sempre legata, buttata là in un angolo, te la devi andare a cercare, che ti venisse un po' a cercare, senza furbizie, senza ammiccamenti, però un bell'angolo dedicato alla poesia, anche perché la poesia ha un vantaggio rispetto al librone, al mattone, per quanto capolavoro possa essere, che la poesia è rapida, quindi tu puoi incontrare una poesia, un librettino di poesia, te lo porti dietro, ogni tanto lo apri, ne leggi un verso, ha questo potere, no? La poesia fa miracoli però, Certo. Io ho un amico amante della montagna che è andato a fare il rocciatore, 2000 metri, ha trovato una roccia su cui c'era questa scritta: per favore leggete poesia. Giusto.
E un altro miracolo è che... È bello il per favore, no? Sì, per favore. È bello per favore. Un altro miracolo è quando io facevo i primi tempi, facevo la mia rivista Poesia, che era un mensile ed era venduto in edicola. Un giorno ricevo una lettera scritta a mano con una grafia un po' incerta, quindi segno di una persona che non aveva fatto grandi studi, e diceva: sono un edicolante di Catania. Poiché immagino lo sforzo che vi costa fare questa rivista, scusate, mi viene da piangere a pensarci, ho pensato di aiutarvi in questo modo. E c'erano dentro due fotografie della sua edicola, dove lui aveva fatto a sue spese quella che nelle vecchie edicole si chiamava cresta, in cima, no? Mettevano il nome della, cioè, il nome di una rivista o di un giornale, il Corriere della Sera o Panorama o quello che era. Questo a sue spese aveva fatto riprodurre il logo di Poesia. Aveva fatto questa edicola, c'era Poesia. Ho pensato di aiutarvi in questo modo. Che tenerezza. Se non è un miracolo della poesia questo. Lo è, e pensa, quell'edicola magari ha venduto una rivista a un ragazzino che poi l'ha incontrata, e quel ragazzino poi ha cambiato la sua vita, no? Quella cosa lì, un verso, una parola. E questo succede. Per questo che io sono molto felice di questo libro, sono proprio felice, sono contento, mi piace che abbia successo, e lo dico senza vergogna. A volte, se fosse un mio disco, uno c'ha un po' di imbarazzo, come tu col libro, no? Visto quando ho parlato del tuo libro, perché l'hai scritto tu, sono parole tue, queste non sono parole nostre, noi siamo proprio sulle spalle dei giganti, noi qui facciamo proprio DJ, cioè ci sbracciamo in console mentre la gente balla i pezzi, i capolavori degli altri. E questo è per cui mi sento proprio a mio agio in questo ruolo, che venendo proprio da quello, dal fare DJ, e so anche quanto è importante, no, per qualcuno incappare in qualcosa di nuovo, di strano, mi fa molto piacere, proprio vedo, mi arrivano delle reazioni attraverso i social network che oggi ti danno questo feedback immediato, no? Molto belle, proprio belle, molto belle, sono proprio contento. Anche noi siamo contenti. Va bene, bellissimo. Poesia da spiaggia. Allora, com'è il rosso di sera, bel tempo, si spera? Fate un bei chissà bei chi giri. L'ha scritta quella lì. Fate dei bei giri, fate una bella tournée. Grazie Nicola, grazie. Crocetti, grazie a te Valeria, grazie a Lorenzo Giovanotti, ragazzi, grazie a tutti, grazie. Nicola Crocetti, Valeria Parrella, il nuovo libro appena uscito in libreria. Arrivo. Grazie a tutti, Viva il Salone del Libro. Grazie Nicola, la gioia, dov'è? Che ci ha invitato a fare altre cose. Grazie. Arrivo. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day.